Salve a tutti! Allora, prima di cominciare, cambiamo un po' aria, cerchiamo questo video di renderlo un po' più internos, un po' più come una amabile chiacchierata tra di noi. E per fare ciò, mi avvarrò del potere del montage e del teletrasporto! Ah, bene, eccoci qua a questo nostro piccolo angolo appartato in un'altra parte della casa. Parliamo un po' della serie televisiva di Halo. Tanto qua c'ho anche una tazza che è leggermente fuori tematica con Halo, ma a noi ce ne frega ben poco. Come molti di voi saprete, la storia di Halo è veramente infinita. Si potrebbe quasi considerare un universo espanso a sé stante, specie da quando sono cominciati a uscire i libri come La caduta di Reach. Quindi io non credo ci sia bisogno di spiegare che cosa sia Halo, specialmente in questo canale. Spero. Ad ogni modo, tocca fare un attimo un passo indietro. Era veramente da tanto tempo che si parlava di un film di Halo in cantiere. A dirigerlo pareva essere, all'epoca, tanti anni or sono, Peter Jackson. Ma purtroppo così non è stato. Dopodiché, alla porta di Microsoft si è presentato Neil Blomkamp. Chi è Neil Blomkamp? È semplicemente il regista di District 9, semplicemente uno dei film di fantascienza meglio riusciti degli ultimi anni. Un film di Halo diretto da Neil Blomkamp sarebbe veramente una cosa spettacolare, anche perché ricordo che lui aveva condiviso dei concept art di come potevano essere i Covenant in un suo ipotetico film di Halo. Anzi, dopo che lui ha fatto il suo terzo film, gli era stato commissionato, o meglio, gli era stata data luce verde ad un suo personale film su Alien. E personalmente lo avrei veramente, veramente guardato, un suo film di Alien, specie perché si sarebbe ricollegato al secondo film, non tenendo conto quindi del terzo e del quarto, che lasciamoli a casa loro, e avrebbe visto Sigourney Weaver, un po' più matura, riprendere i panni di Ripley. La stessa Sigourney Weaver aveva letto lo script e l'aveva considerato veramente, veramente buono, e si è addirittura detta disponibile a girare il film, dopo che, insomma, dopo il quarto non aveva più voluto che saperne di Alien, era già una cosa. E però Ridley Scott gli ha detto: no, caro mio, prima io faccio il mio seguito di Prometheus, poi vediamo se ti lascio fare il tuo. E infatti così non è stato, perché dopo Alien Covenant il film di Neil Blomkamp è stato mandato a farsi benedire. Dopodiché lui ha detto: ma sai che c'è, Ridley Scott? Ciao. Quindi un ipotetico film su Halo, ancora niente. Tuttavia, regoliamo un attimo la macchina del tempo e torniamo al 2013, precisamente alla conferenza Microsoft dell'E3 del 2013, dove era stata annunciata una Halo The Television Series prodotta da Mr. Steven Spielberg in persona. Direi che poteva andare benissimo. Peter Jackson, ok. Steven Spielberg anche, insomma, o l'uno o l'altro poteva andare benissimo. Intanto Steven Spielberg si è divertito, insomma, ci ha fatto penare, oh, dannaggia. Tuttavia, dopo di quello, il vuoto totale. Non si è più saputo nulla sulla serie televisiva di Halo, non si è più saputo nulla su nulla, perché c'era stato un caso in cui su Netflix è stata caricata, oddio, era stata realizzata prima, ma poi è stata ricaricata su Netflix, una serie animata, chiamiamola così, su Halo La caduta di Reach, che lasciamo perdere. Però sulla Halo The Television Series, zero, il buio. Ed ecco invece che il mese scorso ci viene data la notizia che stanno effettivamente lavorando a questa Halo The Television Series. Ora, di cosa vorrei parlare in questo video? Vorrei esporre un attimo delle tematiche, diciamo, su cui la serie si potrebbe basare. Di cosa potrebbe parlare la serie, oppure... se davvero la serie è cosa ci aspettiamo noi. Partiamo intanto dalle basi, perché a produrre la serie ci penserà Showtime. Se non è la HBO, quindi se vi aspettavate che loro, con forti di Westworld e Game of Thrones, se speravate che loro avessero messo le mani a questo progetto, nada. Però comunque sia, Showtime nell'ultimo anno, o meglio l'anno scorso,
ha fatto niente poco di meno che da producer per la terza stagione di Twin Peaks, mica pizzi e fichi. Quindi, detto ciò, io potrei anche darla la mia fiducia nei confronti di Showtime. Poi ricordiamo che fondamentalmente di Showtime era anche Penny Dreadful prima che la terza stagione venisse presa e prodotta da Netflix, quindi bene o male sanno di quel che si occupano. Per quanto riguarda lo showrunner di Halo The Television Series, Showtime ha puntato su... scusate, devo rileggere il nome muovendo gli occhiali che non ho. Kyle Killen, ossia il creatore di una serie del 2012, se non ricordo male, chiamata Awake. Io non ho visto Awake, quindi personalmente non posso dirvi com'è, di cosa parla e come è stata recepita dal pubblico. Però, comunque sia, se l'hanno scelto, un motivo ci sarà. Da quanto leggo, vedo anche che sarà anche da supervisore, grosso modo, degli episodi. Quindi diciamo che se questa cosa è stata effettivamente accettata dai superiori capi della 343 Industries, la cosa magari ci può anche andare bene. Dietro alla macchina da presa avremo invece Rupert Wyatt, che è stato niente poco di meno che il regista dell'Alba del Pianeta delle Scimmie, ossia il primo installment di questo reboot della vecchia saga del Pianeta delle Scimmie. E non era neanche affatto male l'Alba del Pianeta delle Scimmie, non Apes Revolution, perché hanno fatto il casino semplicemente con i sottotitoli, dato che il primo si chiamava Rise of the Planet of the Apes, noi l'abbiamo chiamato l'Alba del Pianeta delle Scimmie, ma ovviamente gli adattatori hanno fatto... Ma sì... Il prossimo non si chiamerà mai Dawn of the Planet of the Apes, e infatti si è chiamato Dawn of the Planet of the Apes, e da noi come l'abbiamo chiamato? Apes Revolution, il pianeta delle scimmie. L'amaro in bocca! A quanto traspare dalle notizie, dalle poche notizie che ci sono pervenute, la produzione della serie avrà inizio nel 2019, quindi purtroppo non avremo trailer o qualcosa del genere al prossimo San Diego Comic Con. Nel post però è semplicemente specificato che la serie sarà una epica avventura ambientata nel XXVI secolo, giustamente, che riporterà il conflitto tra umani e la minaccia aliena nota come Covenant. Allora, questo vuol dire che lo hanno scritto prima della produzione. Pre-produzione implica anche la sceneggiatura. Perciò adesso colleghiamoci a un altro punto di questo video. Di cosa potrebbe parlare la serie? Guerra tra umani e Covenant? Potrebbe. Ma davvero vogliamo che questa serie segua le azioni di Master Chief? O meglio, vogliamo davvero che questa serie sia letteralmente una trasposizione dei videogiochi al piccolo schermo, quando effettivamente già i videogiochi di Halo sono abbastanza cinematografici per conto loro? Non lo so se questo potrà essere il caso, anche perché è molto più probabile che parleranno di qualcosa al di fuori dei videogiochi stessi, perché noi fondamentalmente dai videogiochi abbiamo visto giusto un aspetto della guerra umani e Covenant. Ci sono una marea di romanzi che dipingono altri aspetti della guerra con protagonisti, fazioni che non sono degli Spartan umani e che noi non abbiamo visto nei videogiochi, quindi è molto più probabile che prenderanno questa seconda opzione. C'erano stati due casi in cui la serie di Halo avrebbe potuto nascere. Nel 2012 era stato prodotto Forward Unto Dawn, che era stato anche abbastanza riuscito come esperimento. Tentavano comunque di fare un po' da cardine presentandoci il personaggio di Thomas Lasky. Quello poteva essere una sorta di prototipo per quanto riguarda una serie di Halo, anche se era più un film a puntate che una serie televisiva. E però poi è stata anche rilasciata in DVD. Ricordo ancora la fatidica scena in cui compare Master Chief nel penultimo episodio. È stato bellissimo. Dopodiché, un paio di anni dopo, ci hanno riprovato, perché comunque sia volevano sempre sondare un po' il terreno, con Halo Nightfall, che doveva un po' presentarci, ma anche instaurare una sorta di background per quanto riguarda lo Spartan, adesso è uno Spartan, prima erano DST, Locke. Che però Halo Nightfall, ahimè, non ha avuto esattamente il successo sperato, e quindi noi abbiamo preferito lasciarlo un po' nel dimenticatoio. Non è vero, piccolo? Ah! Ho appoggiato una tazza contenente del liquido sopra la Collector Edition di un gioco. Oh mio Dio! Tranquilli, è vuota.
Un problema che però potrebbe far deviare totalmente la trama da Guerra, Umani e Covenant si presenta quando noi andiamo un attimo a rivedere cosa hanno combinato quelli della 343 Industries da quando hanno acquisito Halo. Ogni anno, insomma, nel corso dei mesi escono fumetti e libri che si ricollegano alla saga di Halo. Tuttavia, da dopo Halo 4, la 343 Industries ha cominciato sempre di più a basarsi sui libri per fare i collegamenti tra un gioco e l'altro. Se per esempio qualcuno non dovesse aver letto uno di questi libri, anche perché in Italia non sempre arrivano, si troverà molto più in difficoltà per quanto riguarda dei personaggi che erano stati presentati appunto su questi media cartacei, ritrovandoseli nei videogiochi. Metti qualcuno non ha visto appunto Halo Nightfall e si ritrova Locke, dice: ma questo, chi è questa persona? Scusate. E non soltanto con i fumetti, ma anche con i libri. Ormai stanno uscendo veramente una marea di libri di Halo. E la saga Thursday War, Glasslands, Mortal Dictata, non mi ricordo se li ho detti in ordine, è parte di questo problema. Ora, il punto è, se davvero la 343 Industries vorrà che questa serie faccia da ponte tra Halo 5 Guardians e Halo Infinite, sempre se si continuerà a chiamare Halo Infinite, ancora non sappiamo di cosa tratterà, è molto probabile che questa serie devierà dalla Guerra Umani e Covenant, e anzi è molto probabile che a questo punto verranno inseriti i Prometeici. Appunto, Forward Unto Dawn e Nightfall sono stati dei prototipi per sondare il terreno, poi dopo Nightfall hanno un po' lasciato perdere. Però comunque sia, come banco di prova possiamo dirci che non siamo esattamente soddisfatti, ma luce verde, ok. Inoltre, questa Halo The Television Series andrà in onda su Showtime. Showtime è come appunto HBO, è come appunto Sky. Sarà usufruibile dal grande pubblico. Il problema è molto grande, perché se questa Halo The Television Series andrà in onda su Showtime, si dovrà per forza interfacciare con un pubblico completamente a digiuno da Halo, che Halo probabilmente, l'unico Halo che conoscono potrebbe essere la canzone di Beyoncé, per esempio. E se questa cosa sarà reale, si realizzerà, è molto probabile che una serie come questa dovrà per forza cercare di spiegare cos'è Halo e la propria lore, una parte almeno della propria lore, al grande pubblico. È un po' esattamente come è successo con i cinecomic. I fumetti della Marvel sono così, i film Marvel sono così, sono veramente due cose diverse, e purtroppo i film Marvel molto spesso si interfacciano al pubblico che dei fumetti non conosce nemmeno l'ombra. Prima che uscì il film dei Guardiani della Galassia, il grande pubblico non sapeva nemmeno che fossero di casa, anche perché la formazione dei fumetti dei Guardiani non era quella di Star-Lord, Groot, Gamora, Drax e Rocket. Quindi il pubblico si è trovato con questi nuovi protagonisti a far parte di un universo che magari non hanno approfondito, che non hanno letto i fumetti. E la stessa cosa potrebbe appunto succedere con la serie televisiva di Halo. Si potrebbero creare dei protagonisti totalmente nuovi, si potrebbero creare addirittura dei personaggi che potrebbero essere inseriti all'interno del videogioco. Ma comunque queste sono soltanto delle speculazioni, perché noi realmente non sappiamo davvero nulla. Tuttavia, io vorrei anche un po' sapere voi cosa ne pensate di questa cosa, perché io ho un po' paura, devo essere onesto, ho un po' paura di questa serie di Halo per i motivi che ho appena enunciato. Se davvero faranno una cosa che debba essere usufruibile al grande pubblico, rischieremmo di avere l'effetto Assassin's Creed oppure Tomb Raider. Ovvero che non c'entra poco e niente con il videogioco. Ed è questo il vero problema. Cioè, noi aspettiamo sempre che siano fatti dei film, ultimamente un po' meno visti i risultati, aspettiamo che siano fatti dei film su dei nostri media preferiti, libri o videogiochi che siano, nella speranza di vedere le gesta che abbiamo amato in un media trasposte sul grande schermo, sul piccolo schermo. Però, proprio come nei casi su elencati, hanno dovuto fare i conti con un pubblico totalmente a digiuno da queste situazioni, e perciò hanno dovuto cercare di adattarsi. E a me questa cosa preoccupa un po' tanto, devo essere onesto. Ma comunque sia, io ho finito di ciarlare e quindi lascio a voi nello spazio dei commenti
le vostre riflessioni o impressioni al riguardo. Fateci sapere su un commento di pochi caratteri, perché ci si chiama, no scherzo, comunque sia, esprimetevi quando, come volete, preferiate, cercando comunque di mantenere un tono civile tra i commenti. Detto questo, noi vi rimandiamo al prossimo video. Coming soon, apriamo un negozio di sudore.